Funziona! Oh, i fumetti, Pico! Odio il college, odio tutto tranne Jackson. Oh, l'amore della mia vita. Spero che nessuno scopra il mio segreto. Mano, che cosa vuoi? Wow, un invito a una festa. Pensi che dovrei andarci? Non ne sono sicura. E se il mio ballo non piacesse a nessuno? Allora farò in modo che piaccia a tutti. Diventerà la nuova tendenza e io sarò la più popolare. Cosa? Oh... Guardatela! È imbarazzante. Di nuovo. È così triste. A Jackson non piacerò mai e sarò per sempre un'emarginata solitaria. Non c'è bisogno di consolarmi, ci sono abituata. Che vuoi? No, è inutile. Dove stai andando? Torna subito! C'è una scatola magica da qualche parte. Oh! Oh, eccola qui! È per te, Mercoledì, prendi! Che cos'è? Una scatola di bellezza! Non credo sia una buona idea, ma ci proverò, ok? Tieni la testa alta, ragazza! Sono baffi? Oh no, sono ancora più folti di quelli di mio padre! Devo fare subito qualcosa! Un antico rituale speciale che dovrebbe aiutarmi e naturalmente un sacrificio. Sacrificherò i peli sopra il labbro superiore. Non ha funzionato. Dovrò usare un trucchetto, allora. Ecco qua. Ehi, tu, non sono mica il secchio della spazzatura? Oh, niente baffi, niente male. C'è un altro problema, quel brufolo sul naso. O anche il naso sotto il brufolo. Oh, cercherò qualcosa nel beauty box. Sembra strano, ma proviamolo. Oh, spero che tu abbia letto il manuale. Ehi, dov'è il tuo naso? È un disastro. Cercherò di sistemarlo. Sei fortunata che sono un artista di talento. Ti disegnerò un naso e sarà molto più bello di quello di prima. Non ha funzionato, ma è comunque meglio di quello che avevi. Beh, grazie. Ecco il naso. Mi dispiace che sia così storto. Vai via. Non ho tempo per me stessa per colpa di tutti questi compiti. Non credo che avrò mai bisogno di queste informazioni sul Boston Tea Party. Che schifo! Che è questa puzza? È disgustoso! Stai bene? No, non sto bene! Ti puzza l'alito! Fai qualcosa! Lo farò. Per fortuna conosco l'antica ricetta della pozione per sbarazzarsi del cattivo odore per sempre. La nonna lo preparava quando eravamo piccoli. Siamo pronti? Perfetto, il mio nuovo sorriso incanterà Jackson. Di nuovo questo noioso compito a casa. Gli inglesi si ritirarono a Boston. La milizia del Massachusetts circondò la città e iniziò l'assedio. Hai dimenticato di invitare Jackson? È vero, devo rimediare subito. E se dicesse di no? Non ci ho nemmeno pensato. 3217, 3218, 3219, 3000... Ehi, ho perso il conto! Vuoi venire alla festa con me? Io, con te a una festa? Sei fuori di testa, eh? Sì. Ok, strano. Ma non vado da nessuna parte con quella sfigata. Ehi, che c'è? Chi è stato? Uno scherzo? Smettila! Oh, no, per favore, qualcuno mi aiuti! Ehi, Danny, toglimi questo dalla testa! Wow, aspetta un secondo, non muoverti! Finisci questo mostro, ma non sbagliare! Ci proverò! Ho fatto del mio meglio! Sono una piccola principessa! Riprenditi, principessa! La festa inizierà presto! Devo diventare bellissima! Oh, un ragno! Posso mangiarlo? No, sono a dieta. È il momento del trucco.
Ok. Perché non ci ho pensato prima? Oh, rossetto! Ma è rosa! Non metterei mai il rosa! Lo sistemo io, creerò il tuo colore preferito! Il nero guarisce la mia anima! Oh, non ce l'ho un'anima! Ma ho un'incredibile bellezza che nessuno apprezza! Non ho idea del perché! È il momento di scegliere l'anello per la mia bellissima mano! Oh, tutta questa roba colorata va nella spazzatura! Disegnerò un anello con questa penna 3D! Non male, ma ho bisogno di qualcosa di più scioccante! Vediamo... Nessuno ha aperto questa scatola per molto tempo! Preso! Fantastico! Lo userò come decorazione per il mio anello! Potrei venderle su Instagram! Oh, che c'è che non va nelle mie unghie? È come se qualcuno mi avesse torturato, ma nessuno l'ha fatto! Ti aiuto io, basta che tu scelga il disegno! Quello nero con le croci bianche o il classico rosa? Odio il rosa! Ma forse potete dirmi voi qual è il migliore? Scrivete cosa ne pensate nei commenti! Oh, la scelta è ovvia! Forse dovrei anche farmi le mani, viola? Dov'è lo smalto? Mano, forse tu lo sai? Calmati, te lo porto subito! Sbrigati! Ecco il tuo smalto! Grazie! Devo dipingere anche le cuticole? Sono pronta! Ho bisogno di provare il ballo! Avanti, cosa? Dammi il ritmo! Ok! Più passione! Aggiungiamo emozione! Balliamo con tutto il corpo, usiamo il viso e anche gli occhi. È perfetto per TikTok! Scommetto tutte le mie unghie che diventerà virale. Che ne dici? È davvero bello! Stai facendo un video? No, non lo farei mai, sto suonando! Jackson sarà mio, lo sento! Ti sta bene, ma non credo che a me stia bene. Forse questo? Non ne sono sicura. Farò una nuova collana. È un bene che io abbia una penna 3D. La mia bacchetta magica. Abracadabra. Sembra molto bella. Non è perfetta, ma nessuno lo è. Dovrei provarla. Cosa ne pensi? Sto pensando a come posso parlare se sono una mano. Ho capito, come vuoi. Ne farò una anche per te. Come va? Fatto, questa è per te. Come mi sta? È bellissimo. I miei vestiti. Forse è ora di aggiornare il guardaroba. Che ne dici? Sì, è da sfigati. Oh, dove hai sentito queste parole? Ok, ordinerò qualcosa su internet. Questa, sì, rosa. Beh, no! Aspetta un attimo, potresti usare un po' di vernice! Guarda e impara! Cosa? Ma dove stai andando? Oh, è un vestito nero! In effetti mi piace! Lo proverò! Non male! Ma sembra che manchi qualcosa! O forse dovrei aggiungere un po' di tulle! Che vestito è senza tulle? Anche lo scheletro è d'accordo? Ti aiuto! Fai attenzione, per favore! Ora dobbiamo cucire! Ecco il filo con l'ago! Grazie! Ok, per oggi basta cucire! Che ne pensi, caso? Lo adoro! Anche io! Ok, e l'ultima cosa a cui pensare è l'acconciatura! Non male! Proverò a spazzolarli, magari mi verrà qualche idea! Ehi, lasciami andare! Cosa? Serpenti! Adoro i serpenti, ma non nei miei capelli! Sembrano i capelli di mia nonna! La mamma dice sempre che sono come lei! Facciamo rock! Alza la musica se sei un rettile! Adoro questo brano! Mi fa male la schiena, aiuto! Che ne dici di guardare una pioggia di meteoriti dal tetto?
È strano, non vedo Jackson. Deve essere qui. Forse è in ritardo? Lo attirerò con il mio ballo. Mano, dammi il ritmo. E voi fate quello che faccio io. Così. E ora così. Mi piace. E il dolore è sparito. Lo adorano. Questa è la danza degli zombie. Il mio piccolo remake della danza di Michael Jackson dal video musicale di Thriller. Continuate così, ragazzi. Bevande gratuite, fico. Oh, eccolo. Sapevo sarebbe arrivato. Oh, figo mercoledì. Wow, sei bella. Vuoi essere la mia ragazza? Proviamo. Oh, ancora quella stupida mano. Ehi, tieni la pistola nella fondina, cowboy. Ho ottenuto quello che volevo. Grazie a me. Certo, grazie a te. Quella è la tua mano. Addio, mercoledì. Hai visto il mio touchdown? Oh, Jackson, amore della mia vita! Devo chiedergli di uscire, devo essere coraggiosa! Cosa? Ciao, Jackson, questo è per te. Per me? Che cosa? Ah, che sfigata! Ma certo! Oh, cosa? Wow, ma che le prende? Ehi, stai bene? Sì, dammi il tuo numero! Nessun problema, tesoro. Ci vediamo dopo. Andiamo, ragazzi. Ha detto di sì. Sono così felice. Sì, ce l'ho fatta. Mi comporterò bene. No. La cosa più importante è credere in se stesse. Diventerò veramente figa. Oh, forse no. Oh! Stasera al parco? Oh! Devo prepararmi! Proverò tutto il mio armadio. Oh! Ci deve essere qualcosa che vada bene. Questo? No, questo è di mio padre. Questo è di mio cugino. Dovrei buttarli via. No, 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 no! Oh, non ho niente da mettere! Ma posso fare cose nuove con cose vecchie? Un po' di creatività e sarò davvero alla moda! No, questo no! No! Oh, interessante! Una bella stampa sulla mia maglietta? Sarò così alla moda che gli cadrà la mascella. Oh, bisogna fare attenzione quando il ferro è caldo. Ok, è fatta. Oh, è bello. Ti piace la mia maglietta in stile Miami? Wow, ho fatto un pasticcio. Oh, andranno bene. Che posso fare per questi pantaloncini? Dipingerli? Oh, è un po' troppo. Sono un po' nervosa. Come faccio a mantenere la calma? Ti amo così tanto. Sì, farò questi stupidi pantaloncini solo per te. Spero di non essere pazza e che alla fine si rivelerà una buona idea. Quando vedrai i baci sui pantaloncini, capirà l'antifona e mi bacerà. Baciare non è tanto facile. Non riesco a respirare. Vediamo cosa abbiamo qui. Wow, forti, proviamoli. Beh, niente male. Wow, Mia, sei bellissima. Grazie, lo so. Prendiamo solo l'essenziale. Questo. Questo. Oh, oh! Ah! Un attimo. Mi farò una borsetta. E ridammelo! Ho detto ridammelo, è mio! Ridammelo! Oh, ridammelo! Ah, ti ho battuto, scemo! Ormai non faccio altro che vincere. Bene,
È ora di trasformare i miei vecchi jeans in una bella borsa. Oh, è stato veloce. Sì, ecco. Come sto? Oh-oh! Oh, Jackson, staremo insieme per sempre! Oh, ho ricevuto un messaggio! Cosa? Al ristorante! Oh, Pico, ti amo! Aspetta, Jackson sarà vestito in maniera elegante, io in canottiera e pantaloncini! Cosa? Mi scaricherà! Ho bisogno di vestiti diversi! Oh! Devo ricominciare da zero. Oh, questo andrà bene. Balliamo. Sono così elegante, dovrò chiedergli di ballare. Oh, chi ha fatto tutto questo casino? Oh, sono stata io. Questo tessuto è ancora più bello. Ho trasformato una camicia da notte in un vero vestito. Wow, sono stupenda. Aspetta un attimo, manca qualcosa. Gioielli! Questo è forse un po' troppo. Questo è decisamente troppo. Questo è un po' modesto. Oh no, questo è ridicolo. Oh, la mia collezione di foto di tazze! Le adoro, ma devo prendere qualche graffetta in prestito. Scusate, tazzine, a che mi servono proprio? Oh, raddrizziamole. Mettiamoci il filo. Attenzione, attenzione. Oh, oh. Wow. Ecco fatto. Perfetto. Gli orecchini sono fantastici, ma le mani sono vuote. Ho bisogno di un braccialetto. Ne farò uno. Un righello, sì. Oh, oh. Che male. Scusate, tazzine, mi serve qualche spilla. Queste andranno bene. Devo solo scegliere il colore giusto. No, no, sì! Dai, dammele! Perfetto, ancora, ancora! Bene. Ora li metto qua sopra e chiudo con cura. Le spille decorative sono pronte. Le metto sul braccialetto. Così. In modo che siano tante e vicine. Wow, sono così elegante! Oh! Oh! No! Le mie scarpe sono un disastro! Non posso andare con le scarpe da ginnastica! Vediamo... Niente. E qui niente. Niente neanche qui. Oh. Scusa, Barbie, a me servono di più. Really? Se le metto nell'acqua bollente, si allargheranno? Non ho altre scarpe! Wow, ha funzionato! Oh, wow, sono scarpe bellissime! Proviamole! Fantastico! Se arriccio le dita dei piedi, praticamente ci stanno! Wow, devo lavorare un po' sull'equilibrio! Bene, è ora di scattare un bel selfie! Cosa? Non ho memoria! Ma non voglio cancellare nulla! Ehi, metti un like, mi farà guadagnare un megabyte! Oh, grazie, fantastico! Sembra perfetto! Oh oh! Ecco! Quasi! Oh! Cosa? Mi prendi in giro? Un appuntamento in palestra! Ok! Oh! Tanto odiavo queste scarpe! Ma dove lo trovo l'abbigliamento da palestra? Oh, tu! Resta dove sei! Sì, tu! Togliti subito questa roba! Ehi, che c'è che non va in te? Guarda che ho un ragazzo, eh! Vieni fuori! Oh, scusami! Allora, eccoci! Creiamo un look sportivo! Lo sto facendo solo per te, Jackson! Dovrò tagliare la mia camicia preferita! Oh, cavolo! Non mi serve questo cordino! Però mi serve qui! Oh, sembra che vada bene! Come sta? Oh. Dovrei fare stretching prima dell'allenamento! Jackson vedrà che non sono in forma! Farei qualsiasi cosa per te! Oh, scusa, tesoro! Jackson, stai bene? Oh no, la cornice si è rotta! Scusa, scusa! Oh, ci penserò dopo! Forse così?
Ho rovinato tutto! Jackson, mi farà venire in mente qualcosa! Non preoccuparti, non ti lascerò così! Un attimo, il mio braccio si è addormentato! Oh, il resto dei miei jeans! Aggiungiamo un po' di riso, che terrà lontana l'umidità! Il nostro tetto perde e a quanto pare papà non lo sostituirà tanto presto! Ecco, mettiamolo! Tiene perfettamente! Sono la migliore! Bene! Sono pronta! Cosa? Domani! Perché fa così? Mi sta solo prendendo in giro! E adesso che faccio? Oh, tessuto interessante! Oh sì, farò una giacca per le nostre future gite sugli sci! Ho pianificato tutto! Basta che non faccia altri pasticci! La giacca invernale è pronta! Facciamo una foto! Uiii! Non sono nemmeno caduta! Oh, che bel sogno! Che mi metto? Pantaloncini? No! Questo? No, mi farà sembrare una maestra! Non lo so! Ehi, aiutami a scegliere un vestito! Questo oppure questo? Scrivi la tua scelta nei commenti, per favore, perché sono molto confusa! Ho rifatto il mio armadio e sono pronta a tutto! Cosa? Non ce la faccio più! Oh! Sai una cosa, Jackson? Sono davvero arrabbiata con te! Basta, non sono più innamorata di te! Non ti permetto di trattarmi così! Oh, ok, devo calmarmi! Oh, ho così tanti vestiti ora! Posso essere felice anche senza Jackson! Oh! Interessante! È la migliore scuola del mondo! Potresti pensare che sia una scuola normale, ma... ti sbaglieresti di grosso! Oh, ehi, ragazzo nuovo, lascia la tua roba a me! Io sono Caroline e sono la reginetta di questo posto! Sì, sei fortunato! La ragazza più popolare della scuola ti sta facendo fare un giro! Oh, attento! Stai bene? A proposito, questo è Jackson! Meno male che era qui! Ti racconterò un po' di lui! Anche lui è abbastanza famoso! È una specie di leggenda dello sport! Non è solo il capitano degli unicorni, ma è il campione del mondo in tutti gli sport di sempre! Quando Jackson non gioca a calcio, solleva pesi! Probabilmente lo fa anche nel sonno! Ehi, perché ti allontani? Ti senti bene? Ehi, ragazzo nuovo, ti dirò io cosa c'è! Sono Mia e sono la migliore! Sono la capo cheerleader! E sono la numero uno qualunque cosa io faccia. Sono semplicemente la migliore. Se Caroline pensa di essere una reginetta, allora io sono l'imperatrice. Sembra che ogni ragazza si sia domandata come sarebbe essere una principessa. Niente ispira questo genere di pensiero come una scarpa persa. Caroline perde sempre una scarpa. Così Mia la chiama Cenerentola. Ma se Caroline fosse davvero una principessa? Vivrebbe in un bellissimo castello, terrebbe tutto quello che vuole, uscirebbe con un bel principe e avrebbe dei vestiti fantastici. Caroline sarebbe davvero brava in questo, ma un attimo... Anche un'altra principessa vuole il trono! Non c'è niente da fare, neanche nei sogni Mia è da sola! Ma vuole continuare ad immaginare! Mia è stata appena nominata cavaliere! Ma Sir Mia vuole solo il trono! Caroline sta per essere presa a schiaffi, a meno che qualcuno non riesca a fermare la rivoluzione! La competizione si scalda! Caroline, è meglio che stia zitta e ascolti quello che pensa Mia! Oh, questo non è il massimo. Una lotta tra principesse è buona e tutto il resto, ma... manca qualcosa, dovremmo alzare la posta in gioco. E se aggiungessimo un principe? Oh, Jackson, sei un'ottima scelta, forte, coraggioso e bello. Un Jackson va bene, ma... due? Ottima idea mia. Ma Caroline è un po' più conservatrice, non potrebbe gestire due principi contemporaneamente, soprattutto se i principi sono due Jackson. Un attimo, dov'è finito? Eccolo! Ce n'è solo uno, quindi condividerlo sarà molto difficile! È enorme! E ha i suoi sogni anche lui! Gli piace il calcio, ma in realtà ha sempre voluto ballare. O cantare.
Ha persino scritto un musical in quinta elementare su una persona speciale che ha fatto innamorare il capitano di calcio. Solo un uomo e il suo pallone. Niente può fermare il loro amore. Che c'è da ridere? Due bulle come voi hanno distrutto il suo sogno. Il suo musical aveva così tanto potenziale e il principe Jackson sta lasciando le vostre fantasie. Un mago malvagio lo ha rapito e lo ha costretto a cavalcare per l'eternità. Bel lavoro, mago. Saresti un ottimo allenatore. Sembra che ci sarà un colpo di scena. Di solito il principe salva la principessa, ma siamo nel 2021, ora facciamo le cose in maniera differente. Dobbiamo solo capire fin dove il mago del fitness ha portato il nostro principe. Poi possiamo andare a salvarlo. Mia ha avuto l'idea giusta. Sarà difficile se hai i tacchi. Le scarpe da ginnastica sono molto più pratiche. Non dovremmo prendere dei cavalli. Cavalli alati? O draghi? No, sarebbe noioso. Jackson renderà le cose più piccanti per queste ragazze. E se le principesse finissero in un torneo di tiro con l'arco? Vediamo quanto è buona la loro mira. Il premio è 1.000.000 di monete! Potrebbero usarlo come riscatto! Il tiro con l'arco non è noioso, è anche facile. Ma una mossa sbagliata e la principessa Mia potrebbe perdere il suo pranzo. Questo arciere sta ridendo delle principesse? Oh, vuoi giocare? Avrai modo di farlo. Se Mia può sparare alla mela ad occhi chiusi, allora le principesse vinceranno. Ma Mia non è un talento del tiro con l'arco, quindi dovrà barare un pochino. Lo sanno tutti che gli arcieri sono ingenui, quindi di sicuro ci cascheranno. Visto che le principesse coraggiose hanno vinto il torneo, si sono guadagnate il premio 1.000.000 di monete. Niente male! Wow, forse è un pochino pesante! Le monete sono così fuori moda! Visto che stiamo solo immaginando, immaginiamo una banca magica! Ci sarà un modo per mettere monete d'oro su una carta di credito? È molto più conveniente e gli alberi potrebbero essere dei bancomat! Perché no? A proposito di sogni, ecco Dylan! Vuole giocare a qualche gioco di fantasia? Dylan, non abbiamo tempo per questo, non vedi che siamo occupati a risolvere problemi reali? Chi se ne frega della tua magia? Il torneo universitario è alle porte! I bufali se la vedranno con i cavalli! Jackson non sopporta i cavalli! Hanno battuto gli unicorni qualche anno fa e da allora sono sempre stati i suoi nemici! Non saranno ammessi i cavalli. Non sono permessi. Non abbiamo bisogno di soldi per comprare un passaggio. Possiamo usare i soldi del nostro cavallo per riscattare Jackson. Ma il mago del fitness li ha appena spesi per comprare altri pesi o per assumere addetti alle pulizie per il suo castello. Wow, 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 addetti alle pulizie al castello. Questo è un po' troppo. Dovremmo parlare di principesse qui. E le principesse stanno morendo di fame. Non è molto regale. È ora di fare uno spuntino. Le principesse possono mangiare quello che vogliono, basta che lo facciano nel modo giusto. Caroline ha ragione, mangiare con le mani non è molto regale. Le principesse dovrebbero mangiare con gli utensili d'argento ed essere belle mentre lo fanno. Non sempre è conveniente, ma questa d'altronde è la vita di una principessa. Mia dovrà impegnarsi o semplicemente arrendersi e mangiarsi una mela. Un attimo, no? Le mele sono pericolose, soprattutto per le principesse. Caroline si è appena ricordata che le mele possono essere avvelenate da una strega cattiva come la signora Monica. La preside della scuola è una vera strega. Le principesse sono così occupate a sognare ad occhi aperti che si sono dimenticate del mondo reale. Jackson deve affrontare delle cose, sacrificando un paio di belle storie. Come quella volta che hanno combattuto contro le scimmie volanti accanto a un vulcano.
Scusate, sbrighiamoci e passiamo alla parte dove salvano il principe. Anche se sono quasi arrivati, non è ancora un viaggio facile. Caroline ha appena rotto il suo vestito preferito. E non vuole salvare il principe con un vestito strappato? Le principesse non indossano stracci, deve ricucire il vestito. Ma non ha tempo per cercare un ago magico in questo pagliaio? Mia conosce un piccolo trucco. Una volta ha dato fuoco a un pagliaio, anche se i contadini erano arrabbiati, aveva inventato un metodo facile per trovare gli aghi e si è arricchita grazie al metodo. Ma torniamo alla storia principale. Il principe è vicino e se si fosse trasformato in... sì, una rana? Il mago del fitness lo farebbe? Mia ha appena baciato una rana senza motivo. Tutti commettono errori. Anche qui ci sono un sacco di ratti. Sembra che il mago sia un vero amante degli animali. Mia e Caroline ne sono molto spaventati anche se sono solo immaginari.